molto il mio essere un chimico. Ho potuto lavorare nell'industria di Farben. Lì avevo un tetto sopra la testa, ricevevo sufficienti dosi di cibo. Mi ha aiutato proprio lui, il sistema periodico, la tavola con tutti gli elementi esistenti. Il lager era un luogo pieno di angoscia, solitudine, dove un essere umano, prima di essere ucciso, veniva privato di tutto quello che possedeva, sia fisicamente che mentalmente. Non siamo ancora bestie, finché avremo la forza di resistere. Oggi sono uno scrittore, perché scienza e arti umanistiche devono camminare insieme, mano nella mano. A proposito, ho recentemente ultimato il mio ultimo testo, l'ho intitolato Il sistema periodico, una raccolta di racconti che prendono esempio e spunto dai vari elementi chimici, come azoto, sodio, potassio. La chimica per me